Consentitemi di iniziare con un ricordo personale. È da almeno 30 anni, da quando cioè faccio questo mestiere, che io sento raccontare le potenzialità dell'Oltrepò come uno scrigno che attende di essere aperto per il benessere del comparto vitivinicolo, ma in generale di tutta l'economia del nostro territorio. Sono passati tanti anni e io, che come voi immagino sono molto legato a queste terre, ho sempre sognato il grande exploit. Purtroppo negli ultimi tempi però l'Oltrepò e il suo vino fanno notizia, questo sì, a livello nazionale, ma per vicende poco edificanti. Allora questa sera qui a Orizzonti su Milano Pavia TV vogliamo partire proprio da queste pagine nere con le varie vicende che hanno riguardato il comparto agricolo, in modo particolare vitivinicolo, per guardare oltre, cercare di capire quanto vale il vino di questa terra meravigliosa, quali potenzialità inespresse sono ancora da cogliere e quali scenari si vanno a delineare nel futuro. Faremo lo stesso ragionamento anche per la Lombardia, perché in Lombardia non c'è soltanto l'Oltrepò, ma tante altre aree territoriali hanno prodotti che da tempo ambiscono a grandi e autorevoli riconoscimenti. Sigla e poi vi presento gli ospiti di questa puntata. Se conoscete lo spirito di questa trasmissione di Orizzonti, lo sapete, il nostro obiettivo è raccontare, approfondire l'attualità, andando oltre le notizie, cercando di capirne di più, anche per provare a immaginare gli sviluppi futuri, gli scenari di questo territorio, e lo vogliamo fare inevitabilmente anche in questa puntata in cui ci interroghiamo su quanto ancora oggi valga un brand strategico molto importante, quello dell'Oltrepò vitivinicolo, che da più parti si dice essere davvero potenzialmente ricco di soddisfazioni per tutti, ma che sembra quasi faticare a trovare il giusto abbrivio verso il successo che anche gli addetti lavori vogliono tributargli. Vi presento gli ospiti con i quali nelle prossime due ore andremo a dibattere, a cominciare da chi rappresenta l'ente regionale, Regione Lombardia. Hanno due ruoli importanti in seno alla Commissione Agricoltura. C'è il presidente Ruggero Invernizzi, buonasera. Buonasera e benvenuto a Orizzonti. Buonasera. E sempre dell'ufficio di presidenza del Pirellone della Commissione Agricoltura di Regione Lombardia c'è Simone Verni. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Ovviamente daremo voce anche a chi vive la realtà della terra, la lavora tutti i giorni, rappresenta anche gli interessi e i diritti delle categorie degli agricoltori, a cominciare dal presidente di Confagricoltura Pavia, Giuseppe Cavagna di Gualdana. Benvenuto, buonasera. Buonasera. E vi racconteremo storie di eccellenza, perché è vero che negli ultimi tempi purtroppo di Oltrepò si parla anche per scandali reali e presunti, poi sarà la magistratura ovviamente a delineare i contorni col passare del tempo, ma ci sono delle storie di assoluta eccellenza che ci fanno capire come davvero i frutti della terra possano regalare grandi soddisfazioni anche su piccole quantità, e partendo magari dalla ricerca di valorizzare un vitigno particolarmente legato a questo territorio. Vi presento il presidente del consorzio del Buttafuoco Storico, Davide Calvi, bentornato. Orizzonti, buonasera. Buonasera. Dovremmo essere collegati anche con due ospiti dei tanti che nei prossimi minuti andranno ad aggiungersi alla nostra trasmissione. Da Cusano Milanino dovrebbe esserci Massimo Zanichelli. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Massimo Zanichelli è critico, è stato una delle firme più autorevoli delle guide dell'Espresso, quindi si intende di vini e ci racconterà quanto vale dal punto di vista poi del gradimento anche del palato il prodotto che nasce a queste latitudini della nostra regione Lombardia. E poi vi voglio presentare Cinzia Montagna, che è una collega giornalista. Cinzia, bentornata, ci ritroviamo dopo 20 anni, da quant'è che non ci così Davvero, diciamo che non siamo giovani. Tutti. Buonasera. Cinzia Montagna è una grandissima conoscitrice delle tradizioni dell'Oltrepò, per anni ha
raccontato le battaglie per valorizzare questo territorio, i suoi prodotti della terra, e recentemente è stata protagonista di un exploit, anche qui da un lavoro di ricerca che lei ha curato insieme ai suoi collaboratori, che l'hanno portata a far emergere un'altra tradizione di questa terra meravigliosa, che è legata a un dolce particolare, che è la schita, giusto? Sì. È esattamente un dolce, è molto trasversale, può essere sia dolce sia salata. Ah, va bene, proprio per tutti i gusti, è bipartisan, un po' come il galateo della televisione. Grazie a Cinzia Montagna, altri ospiti si collegheranno. Dicevamo, purtroppo da qualche anno a questa parte, diciamo così dal 2014, ogni qualvolta che l'Oltrepò è finito in prima pagina o ha guadagnato i sommari dei telegiornali nazionali, lo ha fatto per vicende di cronaca che purtroppo sono state delle, io credo, ondate di fango al di là dei protagonisti, e naturalmente saranno poi gli iter processuali a definire le responsabilità, io credo del territorio, di tante persone che danno l'anima, la vita per poter vivere anche dignitosamente dei prodotti della terra. Questa è una rassegna stampa che la regia ci propone dal Corriere della Sera a Repubblica. Avrete letto, no, i vari scandali che con responsabilità differenti si sono succedute. Molte di queste vicende negli ultimi ore si sono anche sgonfiate. C'è comunque di fondo, attorno anche ad alcuni marchi importanti della tradizione vinicola di questo territorio, una serie di vicende che non sono edificanti e che in qualche modo noi temiamo siano il punto di partenza per la riflessione di questa sera, perché hanno fatto parlare in negativo del nostro territorio. Io vorrei partire dal presidente di Confagricoltura Pavia. Non entriamo nel merito delle vicende giudiziarie, ovviamente, però io credo che per chi come voi rappresenta un bene primario che è l'agricoltura, che è alla base dell'economia di questo territorio, un'agricoltura fatta in un momento molto difficile anche di contesto economico complicato, da persone che lavorano con spirito di sacrificio, ecco, poi vedere tutti i frutti messi a repentaglio da vicende che sicuramente dal punto di vista dell'immagine non giovano, credo che provochi anche a voi un po' di amarezza, Presidente. Una grandissima amarezza sotto due punti di vista. Uno dal punto di vista agricolo, nel senso che la redditività della produzione è direi negativa, e questo è molto grave. E l'altro è dal punto di vista del territorio, perché questo riguarda l'aspetto della commercializzazione. Cioè, dal punto di vista della produzione, che cosa succede? Che abbiamo, abbiamo la fama di avere dei vini che erano, direi, i vini delle osterie di Milano, per cui erano vini sfusi ed erano vini di massa, diciamo. Oggi questa qualità si è notevolmente cambiata, oggi abbiamo degli ottimi vini, paghiamo ancora, direi, lo scotto di avere una immagine non adeguata alla qualità che riusciamo a produrre. Ma soprattutto quello che è triste è che non tutti possono vinificare in proprio, molti, la maggior parte, non hanno gli strumenti, non hanno la capacità finanziaria per poterlo fare, perché non dimentichiamo che vino è produzione, ma vino è anche marketing, per cui hanno la necessità di avere delle cantine sociali importanti che possano ritirare il prodotto. E quando le cantine sociali remunerano il prodotto a un prezzo inferiore a quello che è il costo di produzione, sicuramente questo è un grave danno per tutti i produttori. Poi c'è il problema del territorio, che è altrettanto grave, altrettanto importante. Perché? Perché un territorio trainante è un territorio che può permettere, direi, di veicolare delle vendite. E noi abbiamo un territorio bellissimo, adesso con tutto il rispetto, con tutto nei confronti dei nostri concorrenti, penso che il territorio dell'Oltrepò non abbia niente da invidiare ad altre zone della Lombardia che magari sono più qualificate o più note. Eppure non viene sfruttato, non abbiamo
delle strutture turistiche che lo possano giustificare. Non abbiamo, se noi pensiamo che non ci sono alberghi, in particolare dopo la grande crisi di Salice, poca strutture alberghiere sono presenti sul territorio e direi non abbiamo la struttura per sfruttare le qualità, direi, turistiche che la natura ci ha dato. Questo è molto, molto triste e molto grave. Dopodiché si può direi, esaminare, e spero che questa sera si possano direi, approfondire gli argomenti. Siamo tutti bravi a fare la diagnosi della malattia. Purtroppo non siamo bravi a trovare la cura. E E questa è la grande sfida, perché questa è la grande sfida. questo territorio ha bisogno di un settore vinicolo come di altri comparti dell'agricoltura forti, anche perché è in sintonia, per esempio, con un altro trend in forte ascesa, quello del turismo esperienziale. E noi sappiamo che abbinare il relax, per esempio, che si può godere sulle nostre colline, alla possibilità di degustare dei prodotti di eccellenza, è un trend che da questo punto di vista va molto forte. È evidente che questo nostro territorio rischia di essere spuntato su entrambi questi filoni per delle crisi in qualche modo transitorie, ma che vanno comunque gestite se non vogliamo naturalmente ritrovarci poi in ginocchio. E io vorrei sentire chi rappresenta oggi la politica su queste due vicende, su queste vicende di cronaca che abbiamo raccontato. Terre d'Oltrepò e la cantina di Canneto sono state quelle che hanno portato, per vicende processuali su cui lo ricordiamo, sarà la magistratura a esprimere i verdetti definitivi, vi hanno portato a questa pessima pubblicità per il nostro territorio. E io mi immagino che anche chi in qualche modo fa dei prodotti della terra, della viticoltura, un'eccellenza del brand Lombardia, scoprire che si verificano episodi poco chiari, in qualche modo interroghi la politica sulla necessità di evitare simili scandali, oppure no? Presidente Invernizzi, parto da lei e poi sentiamo Verni. Prego. Ma innanzitutto, giustamente non entriamo nel merito della magistratura, di quello delle indagini che ci sono state fatte, dell'esito che ci sono nei vari giudizi, nei gradi di giudizio. Quindi io, da garantista quale sono, mi aspetto di vedere il termine di tutto questo per capire bene, tranne quello che ovviamente già è stato stabilito, che non mi pare poi abbia dato degli esiti così clamorosi da far diventare il nostro territorio così criminale, criminalizzandolo così, non mi pare. Intanto stiamo parlando di tutto quello che di cui si era parlato, stiamo parlando di IGT, non stiamo parlando di DOC, non stiamo parlando di OCG, mi pare, quindi è già una distinzione importante questa. Vedremo come l'esito di tutto questo. Per quanto riguarda le terre, mi pare di capire che comunque, non essendoci stato neanche un commissariamento, non c'è stata una situazione di malgestione così grave da poter arrivare a un commissariamento e quindi a qualcosa di molto più grave. Quindi io mi limiterei ad aspettare l'esito. Certo che però tutto quello che è successo è anche diciamo quelle vicende che sono già state chiarite in un certo modo, che ripeto non sono poi delle cose criminali così gravi da poter diciamo, prendere tutto il territorio per una situazione del genere. Comunque vedremo e sì, certamente questo va a nocumento di tutto un territorio, come dicevo, la stragrande maggioranza del nostro territorio è un territorio magnifico, cioè, ricordiamo che su più o meno 6.000 aziende della provincia di Pavia, agricole, 6.000 aziende agricole, 3.500 sono aziende vitivinicole, delle 3.500 aziende più o meno 400 aziende sono delle aziende medio di 30-40 ettari, ma comunque che producono vino, trasformano vino, vendono vino, imbottigliano e vendono vino e vino anche di grande qualità. Quindi, e sono già un buon numero. Tutto il resto conferisce il prodotto uva che mi pare sia apprezzato
in tanti territori e probabilmente noi dovremmo sfruttare meglio questa nostra grande capacità. E non spetta a me adesso fare la diagnosi, anche vedremo, però vedremo nel corso della puntata, però esatto. Intanto lei diciamo che sono molto rattristito per il fatto che queste vicende hanno coinvolto tutto un grande territorio, un meraviglioso territorio, queste vicende che andranno chiarite al 100%, ma nel frattempo io dico dobbiamo vedere tutto quello che di buono c'è, questo è quello che deve emergere. Io ho colto il senso delle precisazioni del Presidente Invernizzi rispetto ad altri scandali che purtroppo anche la storia italiana ha raccontato, dove ci sono stati dei casi di adulterazione, scusate, del prodotto con rischi per la salute pubblica. Le vicende su cui sta indagando, relative a Terre d'Oltre Po e alla cantina di Canneto, si riferiscono a delle frodi che sono sicuramente gravi nel momento in cui tu vendi un prodotto per un tipo di uva che poi magari non c'è o è stato mischiato con altre sostanze, però non è grave dal punto di vista della salute pubblica, lei dice, però è evidente che oltre alla pubblicità negativa danneggia però quel patto di fiducia che dovrebbe esserci tra il consumatore e chi vende un prodotto. Io credo che la salute pubblica non ha avuto nocumento, ma sicuramente l'immagine delle produzioni, che poi forse è il patrimonio anche più importante, credo, quando si parla di argomenti che hanno a che fare con l'alimentazione, con il gusto, con il Made in Italy e in questo caso il Made in Lombardia. Verni. Penso che lei abbia colpito nel segno. Si dice che fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, ed è vero. Quando diciamo escono queste notizie che vanno su tutti i giornali, riempiono la prima pagina dei giornali, di certo danno un danno reputazionale enorme a tutti quanti. È evidente che per quanto possa essere più o meno grave e per quanto io mi auguro venga chiarito il più velocemente possibile e che esca, come dire, che venga fortemente ridimensionato, poi il danno però ricade su tutto un intero territorio. È evidente che i pochi, perché qui stiamo veramente parlando di pochissimi, probabili casi, diciamo, di furbizia, fraudolenti, chiamiamoli come vogliamo, rischiano di contaminare e rovinare un intero territorio. E non è accettabile questo. Per quanto faccia notizia e andare sui giornali, fa più notizia andare sui giornali con una brutta notizia che non con una bella notizia. Io penso che il territorio debba ribellarsi, ma lo dico con sincerità, ribellarsi alla furbizia e alle scorciatoie. Se un territorio ritorna a rivendicare la propria serietà ed è in grado di dimostrarlo con i propri prodotti e l'Oltre Po ha dei prodotti eccellenti, e quindi si va a vedere l'eccellenza, si cerca di promuovere l'eccellenza che ha l'Oltre Po, specialmente nel vino, è in grado di recuperare quel danno reputazionale che ha avuto da questi piccoli e singoli casi isolati, che evidentemente colpendo la cantina più grande dell'Oltre Po ha una ricaduta enorme su tutto l'Oltre Po, ma come diceva prima il Presidente, stiamo parlando di migliaia di produttori di vino, di uve e centinaia di vitivinicoltori che trasformano l'uva in vino e che invece sono in grado di fare dei prodotti di altissima qualità e che non possono, come dire, essere danneggiati da casi particolari. La politica deve esserci, noi ci siamo, deve fare la sua parte per aiutare, accompagnare il territorio a uscire dal guado. Mi ricordo da ragazzino c'era il caso dell'etanolo in Piemonte, che era anche decisamente più grave perché era anche, come dire, a rischio della salute dei consumatori. Il Piemonte è uscito dal caso etanolo e oggi abbiamo aree famosissime in Piemonte che fanno vino, come dire, rinomato. Dobbiamo fare la stessa cosa, avere la forza e il coraggio in Oltre Po di uscire da questa brutta vicenda e dalle brutte vicende che purtroppo già prima hanno colpito l'Oltre Po. Confido, visto quello che sta succedendo, specialmente nella cantina Terre d'Oltre Po, che in questi giorni, in ultime settimane,
ha avuto, come dire, uno scatto di orgoglio, ha voluto dare un segnale, cambiare il CDA, il Consiglio di Amministrazione, cambiare il Presidente, proprio in questi giorni si sta riorganizzando con un nuovo Consiglio di Amministrazione, quindi un nuovo Presidente, eccetera. Ecco, questo potrebbe già essere un segnale concreto di cambiamento. È un'occasione che Terre non può perdere. Questa è una sfida che interessa questa azienda, tra l'altro Terre d'Oltrepò è per numero di associati, certo, un colosso tra i più importanti a livello nazionale, e questo è un altro elemento molto importante, perché il vino dell'Oltrepò rappresenta un'autentica corazzata, se andiamo a vedere i numeri, se guardiamo la geografia di questo territorio, quanta porzione di territorio è vocata all'agricoltura e quanta produzione riesce a garantire ogni anno, noi siamo da questo punto di vista una realtà di assoluto rispetto. Siamo la terza area in Italia e a livello regionale siamo leader. Guardate questa grafica che il nostro Matteo Arrigone prontamente ci manda in soccorso. Questi sono i primati che possiamo rivendicare con orgoglio, e non da oggi, perché è da decenni che abbiamo da questo punto di vista numeri di tutto rispetto. 12.857 ettari vitati in provincia di Pavia, sono dati ufficiali certificati dall'Istat, quindi possiamo reputarli quanto di più scientifico possibile. Una percentuale altissima, quindi, di vigneti che ci rendono terzi soltanto dopo Chianti e Astigiano, ecco perché siamo terzi a livello europeo. Ma se guardiamo alla produzione del vino e guardiamo al nostro territorio, abbiamo un primato anche a livello assolutamente lombardo. E allora, Cinzia Montagna, tu che oggi vivi in provincia di Asti, però hai raccontato per anni e anni le battaglie di questo territorio per emergere, per farsi amare, per farsi conoscere oltre i confini locali. Te lo sei mai chiesto come mai con numeri come questi si faccia ancora oggi fatica ad affermarsi nel panorama nazionale? Ma allora, innanzitutto io vivo in provincia di Asti, ma anche moltissimo in Oltrepò Pavese, dove conservo la casa della mia famiglia, dei miei nonni, e dove sono molto spesso. Oggi sono ad Asti, effettivamente. Allora, io approfitto della presenza di Massimo Zanichelli, che saluto, dell'amico Zanichelli, che alcuni anni fa, in un'intervista che gli avevo fatto per il periodico Mille Vigne, diede dell'Oltrepò un'immagine, secondo me, realistica. È un gigante sempre pronto a partire, sempre sul punto di partire, ma che non è ancora partito. Massimo, ti ricordi che appunto avevi dichiarato qualcosa così? E la sensazione... Un gigante d'argilla, sì. Visto che l'argilla è anche protagonista del territorio, no? Tra l'altro. Sì, è vero. Scusa. Grazie, anzi, della precisazione, perché effettivamente completa questa metafora, questa immagine, che secondo me era, parliamo di alcuni anni fa, ed è ancora calzante per l'Oltrepò. Claudio, tu dicevi all'inizio, è il territorio delle possibilità non ancora espresse, delle possibilità inespresse, e è lo stesso discorso del gigante d'argilla, pronto a partire ma non ancora partito. È difficile dare una ricetta, è difficilissimo esprimere una formula che mette in moto questo gigante. Penso che una delle parole che finora è stata detta da più voci, la parola gestione. Allora, la gestione, la gestione della criticità è importante. La criticità non deriva esclusivamente dalla problematica singola individuale, la criticità molto spesso deriva da un insieme di punti in cui bisognerebbe incidere. Il vino dell'Oltrepò Pavese è questa grande ricchezza, è questo grande patrimonio, non soltanto economico, ma anche di tradizioni, quindi anche culturale.
Prima di parlare della scritta dell'Oltrepò Pavese, che ha avuto sì il suo exploit, può essere ma ne parleremo un esempio, più tardi della scritta, non rovinarci la sorpresa, perché cercheremo poi di allietarci la serata. No, mi interessava però capire come mai siamo il territorio delle occasioni inespresse. La metafora del gigante d'argilla è sicuramente calzante, però un motivo ci sarà. Questa sera in molti hanno ribadito uno status quo. Il tuo punto di vista? Credo che sia una ragione culturale, e quando dico culturale non intendo libresca, cioè non è il livello di istruzione, ma il livello di sensibilità, che vuol dire tante cose. È una questione di approccio culturale che dovrebbe esserci per un territorio nei suoi vari elementi. Il vino svolge sicuramente il ruolo del protagonista, come dicevo un attimo fa, per l'economia che genera, per il patrimonio che è a livello storico, a livello di tradizioni, però ci sono altri patrimoni. Allora faccio un esempio: se io dico Borgogna, non necessariamente può figurarsi nella mente di chi mi ascolta un calice di vino. Potrebbe figurarsi un edificio, una chiesa gotica, romanica, oppure un paesaggio, oppure una portata, una ricetta, perché la Borgogna è tante cose, non è soltanto il vino. A me evoca il vino, ma perché ho un certo tipo di formazione. Se io parlo di Oltrepò Pavese, generalmente di Oltrepò Pavese si parla relativamente al vino. Il vino è uno degli elementi, il più importante, sicuramente per chi vive in Oltrepò Pavese, ma bisognerebbe, a mio parere, avere una visione di contesto culturale, perché la ricchezza patrimoniale dell'Oltrepò Pavese, oltre al vino, e non dico prima o dopo, non è un elenco di priorità, sì, è anche un ambiente unico ad esempio per le biodiversità, per l'esistenza anche di monumenti ambientali e costruiti dall'uomo che sono importantissimi e che sono in alcuni casi veramente unici. Faccio un esempio: l'eremo di Sant'Alberto di Butrio è sicuramente un luogo denso a livello culturale. Che cosa voglio dire? Non tanto di studiare di più, non è tanto quello, ma di approcciarsi al territorio e soprattutto comunicare il territorio come un insieme di fattori. Qui il vino è sicuramente importante, ma dove sono importanti anche altri elementi, certo, che è giusto far conoscere in una visione di contesto. Hai toccato un tema centrale, cara Cinzia Montagna, del resto il tuo ruolo è anche questo, essendo tu comunicatrice, la comunicazione. Da qui ripartiamo dopo la pausa pubblicitaria, perché abbiamo visto che come numeri l'Oltrepò è prima regione nella regione Lombardia vinicola di questo territorio, ma probabilmente se guardassimo i pesi specifici dei brand, forse risultiamo meno forti rispetto per esempio alla Franciacorta. Allora, per quale motivo noi che abbiamo più capacità produttiva di Franciacorta siamo da questo punto di vista meno forti? Potremmo fare il raffronto anche con altre regioni, pensiamo al Monferrato, pensiamo al Chianti, e soprattutto quanto siamo convinti del valore che il nostro vino rappresenta? Di questo e altro parliamo con una serie di ospiti che si sono andati aggiungendo negli ultimi minuti. Ve li presento dopo questa breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, grazie.
Bentornati a Orizzonti su Milano Pavia TV, puntata dedicata al vino dell'Oltrepò, ma poi vedrete che allarghiamo il dibattito alle altre zone a vocazione vitivinicola della regione Lombardia, che ha sicuramente motivo di vanto per questi frutti della terra che vengono proposti anche sui mercati internazionali, ma nel caso specifico stiamo raccontando anche il sogno di crescita di un territorio, l'Oltrepò pavese, che qualcuno dice che è un po' come Cenerentola, aspetta il suo principe azzurro da decenni e non riesce a rappresentare al meglio tutte le potenzialità che racchiude in sé. Vi presento uno degli ospiti che questa sera ci aiuterà a capire quanto il vino dell'Oltrepò abbia un valore anche dal punto di vista dell'immagine, della presenza sui mezzi di comunicazione. È un critico enogastronomico molto amato, molti di voi lo riconosceranno perché è anche un volto televisivo. Edoardo Raspelli, buonasera. Buonasera, non vi vedo ma mi sento. Noi la sentiamo e la vediamo perfettamente, grazie per il tempo che ci dedicherà questa sera, perché Edoardo Raspelli è uno di quei volti che da anni, attraverso tra l'altro la televisione, attraverso la stampa, racconta le eccellenze del nostro bel paese al grande pubblico. E allora, direttore, le chiedo, intanto io so che lei è molto legato all'Oltrepò, diciamolo che il suo cuore, nel suo cuore alberga un conflitto in qualche modo di interesse, perché lei a queste terre deve molto. È da un po' che non ci vengo, però mio nonno, che si chiamava come me, era tenente dei carabinieri reali e comandava la stazione di Stradella, chiaro parliamo di molto tempo fa, un secolo fa. Poi da bambino milanese, i miei fine settimana si prendeva e con la corriera o in treno si arrivava nell'Oltrepò. Quando è arrivata la prima macchina e quindi abbiamo cominciato a girare, l'immagine degli anni 60, il boom economico, era quello di vedere le 600 col portapacchi che arrivavano da Milano nell'Oltrepò, caricavano la damigiana, piccolo o grande che fosse, di vino e se lo portavano a casa. Questi sono i miei ricordi, per non parlare poi dei ristorantini dell'Oltrepò e delle ricette tipiche dell'Oltrepò. E poi, poi ricordiamoci che a Certosa di Pavia nacque la enoteca regionale è stata per me anche la scuola del bere, si beveva anche Chateau di Chem, non soltanto Oltrepò pavese, però insomma, in tempi più recenti, la prova dei ristoranti ce ne sono buoni, diversi, e poi l'immagine del vino che, io ho fatto anche una puntata su Vino Oltrepò di recente e mi sono occupato in particolare del buttafuoco storico e l'alte, quello diciamo così non storico, tradizionale, normale se così si potesse dire. Certo, ci sono altre zone d'Italia che probabilmente hanno una maggiore immagine, una maggiore anche forse coesione. Io credo che il difetto, la caratteristica di noi italiani sia quella di una certa gelosia, e ci sono certe zone dove la gelosia è più frequente che in altre. Ecco, questo potrebbe essere già una prima spiegazione. Noi abbiamo questo dubbio che ci accompagnerà per tutta la puntata, direttore, è come mai questo territorio che ha la più grande estensione territoriale di vigneti dopo Asti e dopo il Chianti, come mai abbiamo una grandissima produzione di vino, però non riusciamo. Ecco, non siamo forse quel marchio che viene immediatamente in mente quando si parla di vino in Italia. Lei che è un maestro che si occupa di comunicazione, ha anche altre spiegazioni più tecniche per spiegare questo buco nero che in qualche modo riguarda il brand Oltrepò? Allora, diciamo che per l'amor del cielo, consorzi e produttori non sono obbligati a chiamare il sottoscritto per eventi, eccetera. Però credo che ci sia una parcellizzazione un po' eccessiva da quelle parti. Ci sono altre zone italiane, credo che abbiano una maggiore coesione. Penso per esempio, Piacenza, penso dell'immaginario collettivo, cosa voglio dire per il mondo del vino, Alba ed Asti, attenzione, certe situazioni lombarde però poi si possono essere trovate anche in Piemonte, perché per esempio
parliamo di Albe d'Asti, ebbene Albe d'Asti schiacciano un po' la produzione vinicola di qualità delle altre province, e il vino si produce anche nelle montagne dell'Ossola, per intenderci, quindi diciamo che è da decenni che è un po' come il tartufo bianco di Alba. Alba produce il 20% dei tartufi d'Italia, che non è poco, ma l'80% è in altre zone. Ecco, quindi un po' meno gelosie, un po' più coesione, un po' più univocità di intenti, e le cose possono, che comunque non sono, le cose che non vanno male, possono migliorare ancora. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Noi oggi stiamo capendo quanto sia importante per questo territorio voltare pagina sulla scia anche di una serie di vicende di carattere giudiziario che abbiamo già esaminato e che in qualche modo hanno lordato l'immagine, no, dell'Oltrepò vinicolo. Il primo passo da fare per ricominciare, secondo lei, quale potrebbe essere? Ci vuole anche un pizzico di fortuna sul territorio. Io penso per esempio allo scandalo di un'altra zona, a Narzola, in provincia di Asti, che con il vino che era stato alcolicizzato con metanolo invece che con alcol etilico, cioè non invece con alcol etilico, nel senso che alcol etilico sarebbe stata una sofisticazione non mortale come l'alcol con il metanolo, ovviamente. Bene, l'immagine del barbero venne distrutto del mondo. C'era un personaggio, c'era Giacomo Bologna, che si è rimboccato le maniche e che ha risollevato con la sua iniziativa, la sua personalità, l'immagine del barbera compromessa in dovunque, non solo in Italia. Ecco, ci vorrebbe, a parte il fatto che non possiamo paragonare le vicende di cronaca dell'Oltrepò con quelle veramente terribili del barbera al suo tempo, diciamo che ci vorrebbe una figura emblematica che bisogna cercare, valorizzare e avere la fortuna di trovare se non ce l'abbiamo già in casa. Il vino che secondo lei rappresenta l'Oltrepò, qual è? Ebbene, il Pino Nero, sappiamo che la patria del Pino Nero è l'Oltrepò Pavese. Il Pino Nero come uva vuol dire la produzione di spumante. Diciamo che l'Oltrepò Pavese, io adoro il moscato per esempio, che è leggero e va bene su quasi qualunque dolce. Ci sono altri moscati in Italia, ma per me il moscato dell'Oltrepò Pavese è nel mio cuore, oltre che nel mio palato. Io ringrazio Edoardo Raspelli, grazie per il tempo che ci ha dedicato questa sera, buon lavoro a lei e viva l'Oltrepò naturalmente, fa piacere sentire il punto di vista di, da questo punto di vista, un decano sicuramente dei giornalisti enogastronomici che ha contribuito anche a raccontare le zone più belle del nostro paese al grande pubblico. Si sono aggiunti altri due ospiti, vi presento subito Andrea Rea, perché dobbiamo anche parlare di soldi questa sera, è un argomento importante, anche perché diceva il presidente di Confagricoltura, naturalmente il settore deve fare anche i conti con le difficoltà contingenti e di sistema che purtroppo sono destinate a sentirsi anche nella viticoltura. Andrea Rea è il responsabile, intanto lo saluto, buonasera e benvenuto. Buonasera. Di un laboratorio di ricerca, il Wine Management Lab dell'Università Bocconi di Milano. Ci aiuterà a capire il valore economico del vino di un territorio che dedica alla produzione vinicola gran parte dei propri ettari, e ci aiuterà anche a capire come si fa ad apprezzare da questo punto di vista i prodotti della terra. Vorrei un parere tecnico invece da Massimo Zanichelli, che è sempre collegato dall'inizio della trasmissione. Lei ha recensito decine se non centinaia di vini di un po' tutta Italia, proprio come autore delle guide dei vini dell'Espresso. Dal punto di vista del prodotto, il vino dell'Oltrepò come lo piazzerebbe in un'ideale classifica, e le chiederei di dirci quali sono le caratteristiche che lo rendono, se lo rendono davvero forte come noi siamo convinti nel nostro cuore partigiano di Oltrepadani. Ma dunque, vorrei dire
mi verrebbero da dire insomma un po' di cose, stando anche a quanto finora ascoltato. Se ho così magari la possibilità di spaziare un attimo. Sì, è vero, cercherò di essere breve, è vero che l'Oltrepò è da decenni, non da anni, una terra dalle potenzialità inespresse. È vero che il Piemonte ha avuto lo scandalo del metanolo, ma risale al 1986, dopodiché non nel giro di 30 anni, ma nel giro di pochi anni Langhe e Monferrato hanno cominciato a rivoluzionare il loro assetto, il loro modo di fare vino. Inoltre poi stiamo ancora aspettando questa riscossa, stiamo ancora aspettando questa rivoluzione. E prima di commentare i suoi vini bisognerebbe farsi alcune domande sul suo sistema, e forse sui suoi mali endemici, sulla sua inerzia congenita, sul suo paesaggio, che è o sarebbe meraviglioso. Se si faceva, Cinzia faceva l'esempio della Borgogna prima, io non mi spingerei così tanto, così oltre, visto che la Borgogna è un modello non soltanto enologico ma anche paesaggistico, come un po' tutta la Francia. Qui il problema non è soltanto dell'Oltrepò, ma è italiano tutto. Non c'è zona che non abbia un abuso, non c'è zona del vino italiano che non abbia un abuso, che non accusi un cemento armato, che non abbia edilizie degli anni 60-70, quella famosa dei geometri, ce la ricordiamo. Inoltre poi questa situazione è una situazione che si nota spesso e volentieri, le sue colline che non hanno nulla da invidiare a quelle di Langa o del Monferrato, oltre poi non a caso è il vecchio Piemonte, e il suo vitigno principe, la Croatina, è in un certo senso il Nebbiolo dell'Oltrepò pavese. Ma le sue colline non sono come quelle di Langa, e senza addentrarci in questioni pedologiche o tecniche, basta soltanto guardarle. Si parlava prima di strutture ricettive, è un altro male endemico. Io vorrei ricordare due casi. Enrico Bartolini ha cominciato la sua carriera a Montescano, nel cuore dell'Oltrepò pavese. È dovuto, non dico scappare via, ma si è allontanato perché il territorio non lo sosteneva. Oggi è approdato a Milano, è non solo uno chef tristellato, ma addirittura ha aperto locali tutti stellati, ed è lo chef con la più alta somma di stelle Michelin del panorama italiano contemporaneo. È stato fondato un centro di ricerca, di formazione a Riccagioia, a Torrazza Coste, di cui si sono perse le tracce. La situazione, l'Oltrepò è una regione nella regione, è stato detto, abbiamo visto anche i numeri, no? Più del 50% della produzione lombarda è appannaggio dell'Oltrepò. Eppure questo potere quantitativo non si è purtroppo mai tradotto, trasformato in potere qualitativo. Si parlava prima, lascerei perdere il Moscato, si parlava prima del Pinot Nero. Ci sono 3.000 ettari di Pinot Nero, inoltre Oltrepò pavese, con cloni per la maggior parte vocati alla produzione spumantistica. 3.000 ettari di Pinot Nero. La Franciacorta ha 3.200 ettari in totale. Eppure il nome della Franciacorta e del Franciacorta, cioè del metodo classico, che adesso viene chiamato metodo Franciacorta addirittura, è uno degli spumanti più noti in Italia. Mentre il metodo classico dell'Oltrepò pavese non figura certo tra i primi tre nomi che potrebbero essere citati da un appassionato, ma da un appassionato di media cultura, non da uno specialista. Cioè, ci aiuti a capire questi nodi che piano piano si stanno formando. Partiamo proprio da quest'ultimo. Per quale motivo questo, mi perdoni l'espressione, ben di Dio che la natura ci ha regalato, che immagine quasi onirica, non riusciamo a metterlo a reddito, così torniamo con i piedi per terra? È un problema di comunicazione, è un problema di testa. Prima Cinzia Montagna faceva riferimento a un problema di tipo culturale e non è una questione di lauree o non lauree. Lei che risposte si dà? Sì, io credo che sia... senz'altro le cause sono diverse. Non ce n'è soltanto una che può spiegare uno scenario, un assetto di questo tipo.
C'è senz'altro un problema di mentalità, che è il primo problema in realtà. Prima si citava, no, la Francia corta, ma non per fare dei paragoni assolutamente impropri, ma per citare un modello di riferimento. La Francia corta è una realtà molto recente dal punto di vista storico. Non ha né la tradizione storica, né l'estensione, né le grandi colline dell'Oltrepò. Eppure un gruppo di imprenditori, prima che un gruppo di contadini o vignaioli, sono riusciti a creare insieme un sistema virtuoso, un sistema di cooperazione. Non parliamo di cantine sociali, partiamo proprio di un sistema di cantine private che hanno pensato di andare tutte nella stessa direzione e hanno fatto cose rivoluzionarie. Pensate che in Francia corta non si può pronunciare la parola spumante, ma questo da ormai da anni, da decenni. Addirittura hanno sostituito l'espressione metodo classico con metodo Francia corta. In zona, nella Francia corta, che è una zona pedecollinare, è una zona molto affascinante dal punto di vista paesaggistico, si incontrano molte meno brutture rispetto all'Oltrepò, dal punto di vista edilizio, dal punto di vista dell'edilizia civile, dal punto di vista della conservazione anche dei paesi, dei villaggi. E le vigne della Francia corta, che sono ovviamente molto diverse dall'Oltrepò, non vorrei essere frainteso, non sono qui per fare paragoni impropri, ma semplicemente per trovare dei riferimenti lombardi, sì. Vino lombardo naturalmente. Le vigne sono impeccabili. Se uno gira le colline dell'Oltrepò, anche quelle più belle, più forti, mi viene in mente lo Sperone di Stradella, Canneto Pavese, parliamo del Buttafuoco di qui a poco, credo, sono colline meravigliose, che davvero non hanno nulla da invidiare alle più grandi colline marnose d'Italia e d'Europa. Eppure c'è disomogeneità, disorganizzazione, approssimazione. Quando giri per l'Oltrepò hai sempre un po' l'idea che le cose siano messe un po' così, mai con un ordine, mai con un metodo, mai con un principio dietro, mai con un disegno e mai soprattutto con qualcosa di condiviso, qualcosa che possa fare gruppo, che possa cementare, no, una volontà comune. È vero che parliamo di una zona gigantesca, perché sono 42 comuni, una quantità enorme, certo. Difficili da gestire, difficili da amministrare, difficili da disciplinare. Però è chiaro che questa inerzia congenita da qualche parte arriva. Io spero che, in Oltrepò, come in altre regioni italiane, che hanno però conosciuto una sorta di rinascimento in un periodo più breve, la nuova generazione, che magari è priva di quelle invidie di orto, condominio, vicinato, e di una certa mentalità, insomma, che non ha mai prodotto una unità di intenti, ecco che queste giovani generazioni che hanno studiato in modo diverso, si ritrovano in modo diverso, soffrono meno di queste gelosie, antipatie reciproche, possono finalmente nell'immediato, si spera futuro, riuscire a dare una nuova impronta, una nuova visione, una nuova mentalità a questa zona. Quindi c'è un aspetto anche generazionale che, dice il nostro ospite, può in qualche modo essere un segnale positivo che potrebbe tracciare una nuova traiettoria, ma lo scenario che ha tratteggiato il professor Massimo Zanichelli, che ringrazio e poi torno da lei più avanti, mi ha un pochettino amareggiato, nel senso che io sono grandissimamente innamorato di questa terra e ovviamente ne vedo soltanto i pregi. Sentirseli dire da chi ha il giusto disincanto, insomma, è un po' come quando una fidanzata, no, ti dice che le cose non vanno così bene come tu sognavi. E io vorrei sentire il presidente di Confagricoltura, perché qui si parla di un problema di sistema, non si riesce a fare rete, un problema di mentalità. E qui è una questione che prima di tutto chiama in causa chi la terra la lavora da anni, da decenni, e probabilmente non ha mai voluto fare o non ha mai potuto fare quel salto in avanti, che è un ragionamento, io credo, anche molto semplice. Hai la fortuna di avere un territorio generoso, hai del talento, ma se non c'è anche il metodo poi non si va da nessuna parte. Questo riguarda anche gli altri ambiti della vita, no? Che dice, Presidente? È assolutamente vero, questo, condivido in pieno questa valutazione. Sono mancati veramente degli aspetti di solidarietà, di unione, di
direi il conforto di poter fare delle cose insieme, il sistema manca. Però è anche vero un fatto, e qua rispondo da un punto di vista economico. Cioè io ho provato ad esaminare altre realtà, direi che potessero avere delle configurazioni simili. E per esempio ho esaminato un fenomeno che è recente, poi dopo ci sono degli esperti di vino che sicuramente ne intendono più di me, per esempio quello del Lugana, per esempio quello del Soave. A Soave ho direi intervistato degli amici che con gli stessi prezzi direi riconosciuti per il conferimento alla cantina sociale vivono bene, mentre da noi vivono male, perché la valutazione che abbiamo fatto insieme è quello che il territorio nostro è più aspro, più difficile, le nostre aziende sono più difficili da meccanizzare, per cui il contenere i costi di produzione è un problema più grosso. Questo potrebbe essere una strada. Sicuramente il problema vero in ogni caso è quello della solidarietà e quello della collaborazione. Da noi purtroppo, io lo ritengo che sia un fatto culturale quasi, cioè nel senso che l'individualismo, se uno va in Francia e cerca il vino, facilmente vada dal vigneron che non ce l'ha e questo lo manda dal vigneron di fianco che magari ce l'ha ancora. Il nostro vigneron non fa questo tipo di azione, magari se lo procura lui e poi glielo rivende. Ha sempre un'azione, una visione un po' montanara del mondo, cioè il milanese viene guardato un po' come un intruso che viene a disturbare la terra, e questo sicuramente non aiuta. Però ripeto, io sono molto convinto che si è parlato di Narzole, si è parlato di come le Langhe ne sono uscite perché c'è un territorio, perché noi non facciamo valere il nostro territorio, non facciamo valere quell'insieme di valenze che ci sono, che sono date dalla cucina, non solo dall'aspetto paesaggistico, ma dalla cucina, dall'ospitalità, dagli aspetti turistici. Non dimentichiamo che fuori di quello la gente sennò non viene, cioè non c'è questa possibilità di fruire delle nostre buone cose, insomma. Certo. Grazie Presidente. Ci sono anche delle eccellenze positive. Intanto i vini dell'Oltrepò, lo avete sentito dal critico del Gruppo Espresso, che tra tante notizie negative ci ha dato comunque anche motivo di essere orgogliosi del prodotto che nasce dai nostri territori. Poi ci sono delle eccellenze particolari, ne parleremo tra un attimo, un vino che ha riscoperto fino al midollo, vorrebbe dire, le proprie origini del buttafuoco storico, ed è diventato un caso di studio perché con produzioni limitate riesce comunque ogni anno a scalare le classifiche del gradimento del pubblico e della qualità del prodotto, ma c'è un problema anche di valore economico, perché abbiamo detto che abbiamo i vini buoni, abbiamo detto che abbiamo la tradizione, abbiamo la natura dalla nostra, ma come si fa a dare valore a tutto questo? Il professor Andrea Rea dell'Università Bocconi, a capo dell'osservatorio di cui è responsabile, Wine Management Lab, si occupa proprio di questi aspetti. Intanto le chiedo, a livello di immagine, ci diceva Raspelli che l'Oltrepò non è un territorio che viene immediatamente alla mente, diciamo così, dell'opinione pubblica. A livello strettamente economico, che valore possiamo dare oggi a questa fetta di Lombardia, professore? Beh, questo è molto difficile dirlo, però credo che siano dette molte cose estremamente interessanti e da me condivise circa il valore economico di un territorio, perché il vino, come gran parte del cibo, è innanzitutto un prodotto culturale. E quindi il valore del territorio di fatto è soprattutto un valore culturale, un valore di identità, un valore di diversità, un valore di unicità, un valore di racconto, no? Di qualcosa. Poi nel mondo del vino sono cambiate tantissime cose, stanno cambiando tantissime cose, insomma, e certamente una tra tutte
e che insomma il valore si è spostato dalla terra al valore commerciale, quindi è evidente che non sto criticando o mettendo in discussione, che so, il valore delle terre di Brunello piuttosto che di Barolo o di altre zone pregiatissime, ma certamente la fama commerciale di questi prodotti, delle operazioni che sono state condotte, delle cose che si sono dette anche prima, anche delle circostanze di fortuna piuttosto che di persone che hanno poi saputo creare delle leadership di territorio per far crescere le cose, però è chiaro che questo ha valorizzato. Il problema dell'Oltrepò è un po' il problema italiano, come si diceva giustamente prima, insomma, della gran parte delle zone italiane, poi, perché poi sono ancora relativamente poche quelle che esprimono in pieno il valore, che esprimono in pieno il loro valore. Ed è il problema che non riusciamo sempre o spesso non riusciamo a valorizzare quella forza di territorio culturale che invece in Italia è ancora più vera che in altre nazioni, perché abbiamo una storia che non solo è la maggior parte del patrimonio culturale internazionale, ma è proprio fatta di diversità autentiche, no? che come si diceva anche prima, dovrebbero esprimersi, di cui il vino dovrebbe essere il portabandiera, ma raccogliendo le chiese, le storie, le società, la gastronomia, no, tutte quelle cose che poi insieme definirebbero in teoria, in origine era così, nelle denominazioni, appunto il territorio che è un territorio il terroir, un territorio culturale fondamentalmente. E questa probabilmente la dimensione territoriale non aiuta da questo punto di vista, e più è grande più forse diventa complesso anche recuperare delle identità, condividere delle identità, riscoprire delle identità. Il tema della capacità produttiva è un tema italiano, insomma, noi siamo da anni leader, quasi sempre primi in classifica nel mondo, no? Nella capacità produttiva, però la capacità dal punto di vista del valore perdiamo molti molti punti con i francesi, perché hanno fatto evidentemente e continuano a fare un lavoro di identità territoriale che certamente ripaga quella parte di mercato che ancora oggi chiede di comprare un'esperienza di territorio e non solamente un prodotto con un buon sapore. Diciamo che oltre al valore intrinseco del calice di vino c'è quello che questo prodotto può raccontare, no? Ed è proprio un intreccio di tradizioni, di storia, di ambiente, di paesaggi, di microclima che poi si ritrova nell'appuntamento con le papille gustative. Ma il vino, se posso permettermi, il vino è un prodotto ad altissimo valore simbolico, cioè più della metà del valore del vino è racconto, no? Assolutamente, e non a caso l'esperienza del turismo, fatto anche di, in questo caso, contatto con i produttori, contatto con la terra, è un filone di marketing nell'ambito proprio turistico che sta negli ultimi tempi avendo grande, grande successo. Allora, da qui ripartiamo tra un attimo raccontando naturalmente quanto di buono c'è, ma anche le criticità. Ce n'è una in modo particolare. 12 anni fa, quando è nata questa emittente, Telepavia, noi ci chiedemmo in una trasmissione che non so neanche per quale motivo parlava di vino, quanto il vino dell'Oltrepò fosse conosciuto dai ristoratori. Mi ricordo che mandammo le nostre troupe a Pavia e a Milano, in provincia di Pavia e a Milano, e io mi ricordo che all'epoca, 12 anni fa, addirittura a Stradella c'erano ristoranti che non sapevano, ovviamente sto estremizzando, che c'erano dei buoni vini da proporre ai propri clienti e comunque non l'avevano nella loro carta dei vini. A distanza di 12 anni abbiamo mandato le nostre troupe in giro per la provincia di Pavia
e in giro per Milano capoluogo, e tra un attimo, se ci seguite fin dopo la pausa pubblicitaria, cerchiamo di capire se almeno da questo punto di vista qualcosa è cambiato oppure no. Torniamo tra un attimo. Bentornati a Orizzonti su Milano Pavia TV, parliamo di vino, il vino dell'Oltrepò, ma più in generale tra un attimo allarghiamo il discorso anche alle altre zone della regione Lombardia a vocazione vinicola. C'è la Franciacorta che più volte abbiamo evocato in questi primi blocchi di trasmissione, ma c'è anche la Valtellina, la zona di Mantova, la Bergamasca, cioè davvero da questo punto di vista è un territorio molto ricco, qualcuno dice anche troppo ricco, per cui diventa che è molto difficile poi capire dove canalizzare gli investimenti e le attenzioni anche da parte delle istituzioni. Molti spunti sono arrivati sin qui dai nostri ospiti, ma prima della pubblicità abbiamo lanciato questa simpatica provocazione. 12 anni fa Telepavia era appena nata, ancora eravamo molto racchiusi nel raccontare Milano. Questo territorio, ma il nostro dubbio era, siccome il vino dell'Oltrepò può essere un biglietto da visita anche dal punto di vista turistico ed è evidente che bisogna puntare sui mercati più vasti rispetto a quello della provincia di Pavia, a Milano quanto è conosciuto il vino? Mi ricordo che i nostri inviati tornarono a casa con le pive nel sacco, come si dice in questi gerghi, in questi casi, perché in effetti non avevano trovato ristoratori o enoteche che proponessero prodotti nati al di qua del Po. Sono passati 12 anni, è cambiato qualcosa, il nostro Giovanni Migone De Amicis è andato a scovare tracce d'Oltrepò nei ristoranti e nelle enoteche della Grande Milano. Vediamo cosa ha scoperto. Noi a Cantine Milano abbiamo più di 300 etichette di vino, e tra cui alcune di queste sono un paio dell'Oltrepò pavese. Appunto noi abbiamo più richiesta per i vini del sud, soprattutto in Puglia. Ma quindi richieste da parte dei clienti per quanto riguarda i vini dell'Oltrepò sono poche? Sono abbastanza poche, non abbiamo tanta richiesta. Posso chiederti se sai al volo che cantine avete dell'Oltrepò? Prima Alture. Vini dell'Oltrepò non ne abbiamo e i vini che vanno di più, essendo un ristorante di pesce, abbiamo Vermentini Sardi, Ribolla Gialla. Ribolla Gialla è un vino che va tanto in questo momento. Io ho abbastanza etichette in Oltrepò, vabbè, ovviamente una quantità non vasta come potrebbero essere le classiche zone, insomma, della Lombardia, però ci stiamo lavorando e io sono appassionato ovviamente anche di Oltrepò pavese, quindi abbiamo vari tipi, dalla Croatina da bere d'estate fresca, un bel pino nero spumante che ancora la gente diffida, ma il pino nero Oltrepò pavese è veramente fatto bene. E niente, quindi le cantine che abbiamo sono molto affidabili perché lavorano molto bene, insomma. Da questo punto di vista c'è ancora difficoltà a convincere i clienti a bere, a consumare vino dell'Oltrepò? Sì, ancora sì, c'è ancora una percentuale molto grossa che diffida, ovviamente si sa, ci sono state pubblicità di tanto tempo fa che non andavano bene, avevano fatto cattiva pubblicità perché lavoravano in un certo tipo, ma non è quello l'Oltrepò vero. L'Oltrepò vero è una zona vastissima, è una delle più grandi d'Europa e a livello vitato, e quindi la qualità c'è, ancora fa fatica la gente, ma noi le cantine dobbiamo cercare di convincerli, ma perché il prodotto è valido, non per ingannarli. Cosa chiedono soprattutto i vostri clienti? Da bere, intendi? Allora, da bere, vabbè, adesso ormai ha fermato già da un bel po' di anni la Franciacorta, il Trento Doc, quindi quelle due zone in Lombardia vanno per la maggiore, no? La Lugana, magari di vini fermi, ormai è affermata tutto quanto. Quindi sfido io ovviamente a bere anche qualcos'altro, quindi il Oltrepò pavese non è altro che a 60 km da Milano, quindi provarci e fidarsi ogni tanto farebbe bene.
C'è un problema di brand anche in questo senso dell'Oltrepò probabilmente? Sì, sì, esatto, infatti siamo noi, le cantine noi che dobbiamo lavorare bene su questa cosa, e ovviamente chi fa pubblicità, marketing per l'Oltrepò Pavese deve cercare di farlo con un'altra freschezza, un altro sprint, un'altra, diciamo, visione, ecco, perché i ragazzi giovani ci sono che lavorano Oltrepò, sono bravi, sono viticoltori molto bravi, stanno attenti a tutto ormai e si beve veramente bene, quindi bisogna pubblicizzarlo non tanto come quantità, come qualità anche del brand, quello. Sono gli spunti che abbiamo raccolto in questo campione, naturalmente parziale, di ristoratori e titolari di enoteche nella Grande Milano. Avete sentito quali sono i gusti che vanno per la maggiore nell'ambito della clientela di riferimento, però avete sentito che c'è una consapevolezza di quanto il prodotto made in Oltrepò valga. E allora, professor Rea, e poi coinvolgo anche gli ospiti qui in studio, è solo una questione di promozione, di comunicazione? Cioè, come si fa a far arrivare le nostre etichette in quei determinati ristoranti o in quelle enoteche? Com'è che si arriva fisicamente lì e chi lo deve fare? È iniziativa delle singole aziende? Devono esserci le istituzioni? Come si costruisce tutto questo meccanismo? Io credo che il ruolo dell'imprenditore resti un ruolo assolutamente centrale. È chiaro che i consorzi possono essere un attore di aggregazione, ma soprattutto di recupero di quella identità culturale a cui facevamo riferimento prima. In realtà, a mio parere, insomma, diciamo a nostro parere, insomma, è abbastanza evidente che prima accennavo al cambiamento, è abbastanza evidente che nel mondo del vino ormai esistono almeno due macromercati. Se lo guardiamo dal punto di vista del consumatore e non lo guardiamo dal punto di vista, diciamo, solamente della produzione degli esperti. Un mercato che per esempio ha decretato il successo del Prosecco e più recentemente del Traminer o di tanto altro, è un mercato che non compra territorio, ma compra gusto, compra socialità, compra o magari prevalentemente aperitivo, ma non solo. E c'è un altro mercato invece che invece compra esperienza di territorio. Non voglio come dire, creare sorpresa o scomodare, come dire, tirar giù gli dei, ma in realtà, se la guardiamo dal punto di vista del consumatore, le cose sono abbastanza così, sono tantissime persone che consumano bollicine, chiedono un prosecco genericamente inteso, magari poi possono bere un Franciacorta, ecco, non dico magari non arriviamo allo champagne, ma insomma comunque parlo di categoria, no? In questo caso ci troviamo in un certo tipo di mercato che probabilmente ha bisogno di certi prodotti, ha bisogno di certe strategie. Diverso è invece il mercato in cui compro l'esperienza di territorio. Qui potrebbe riguardare anche gli stessi consumatori, ma sono due momenti di consumo completamente differenti. Ora, quindi il tema centrale è innanzitutto fare delle scelte. Allora, le questioni sono: comunicare è sempre è sempre l'effetto di qualcosa. Io devo avere qualcosa da comunicare. Innanzitutto devo scegliere su quale mercato voglio essere, e ogni imprenditore e il consorzio nel suo insieme deve fare delle scelte. Anche questo, ahimè, è un vecchio problema italiano, insomma, noi siamo sempre bravissimi a stare in mezzo al guado, no? E poi però quando dobbiamo fare delle scelte più decise, insomma, spesso tentenniamo, siamo bravissimi a stare un po' in mezzo. Il mercato si sta dividendo, perché lì è diventato un fenomeno internazionale, perché ci siamo contaminati con la cultura anglosassone, e quindi è vero che ora c'è il vino nelle cene di New York che magari 30 anni fa non era usuale, ma è anche vero che come abbiamo portato una cultura dell'alcol
abbiamo immesso la cultura dell'alcol. Molti autori americani parlano di beverage e il vino, quello di terroir, che non è necessariamente, io non parteggio per nessuno, faccio solamente un discorso di mercato, ma il vino di terroir è magia, è poesia, è racconto, è cultura. Il vino invece di trendy è un vino di gusto, un vino di piacere, un vino di moda, e seguono due leggi completamente diverse di mercato, due strategie completamente differenti, perché qui devo seguire, nel caso del un mercato più trendy, devo seguire, devo ispirare più alle regole della moda, e invece nel caso del terroir mi devo ispirare più a un ragionamento culturale, come si ricordava prima, anche molto, molto connesso al tema turistico, no? Al tema, certo, che non necessariamente riguarda solamente quelli che poi visiteranno di fatto quella zona. Chiarissimo, e lei prima diceva, a proposito della comunicazione, bisogna avere qualcosa da comunicare, e sicuramente abbiamo capito che di vini potremmo, con i vini potremmo dire la nostra, ma anche dove andare in qualche modo a promuovere il territorio. C'è un convitato di pietra a questa trasmissione, che è il Consorzio dei Vini dell'Oltrepò Pavese. Noi abbiamo cercato di avere ospiti anche un loro rappresentante. In queste ore sono in trasferta negli Stati Uniti per promuovere proprio i vini dell'Oltrepò tra New York e Los Angeles. È un tour che termina proprio in queste ore. E, ecco, vedo questo titolo tratto da Italia Tavola, che racconta proprio questa spedizione con una girandola di appuntamenti dal 24 gennaio sino ai primi di febbraio. Un ascoltatore che segue la trasmissione via Facebook si chiama Gian Enrico, e mi scuso perché non riesco a farvi visualizzare il messaggio, ci ha scritto una cosa che secondo me potrebbe essere uno spunto interessante. Ci ha mandato anche delle foto, eccole qua. Questo è lo shop dell'aeroporto di Linate, che è un importante punto di riferimento per tutti coloro che atterrano in questo scalo lombardo e vanno a fare esperienze d'acquisto, si imbattono in questa galleria di vini. C'è il Barbera d'Asti, c'è il Barolo, poi ci sono il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico, l'Amarone della Valpolicella. Insomma, è un ideale giro d'Italia. Lugana, Gavi, abbiamo forse un'altra immagine ancora, un ideale tour alla scoperta dei prodotti vinicoli del nostro paese, e manca l'Oltrepò, che uno dice, ma chissà come mai siamo il primo territorio, comunque uno dei primi territori che per uno che esce da Linate in teoria può essere raggiunto. Forse è una scelta, una questione di scelte, come diceva il nostro ospite precedentemente. Per quale motivo, da questo punto di vista, non si cerca di promuovere nel mercato più appetitoso, che è quello di Milano, se ci pensate? Milioni di abitanti che potrebbero essere raggiunti, e noi abbiamo visto dalle esperienze dei nostri inviati quanto il vino dell'Oltrepò ancora sia poco conosciuto. Io non so se c'è Michele Berteramo collegato con noi da Milano. Lo raggiungiamo dopo, perché lui è un ristoratore che invece è un grandissimo sostenitore del vino made in Oltrepò, e tra poco ci facciamo raccontare la sua storia per capire come ha fatto a conoscere questo prodotto. Ma a proposito di eccellenze, permettetemi di coinvolgere Davide Calvi, che è il presidente del Consorzio del Buttafuoco Storico. L'abbiamo evocato in più occasioni, anche Raspelli ha detto di apprezzare le vostre origini. Voi siete, da questo punto di vista, l'emblema di come un territorio limitatissimo, dove c'è una tradizione secolare di un vitigno assolutamente esclusivo, possa regalare delle grandissime eccellenze. Perché il vostro vino è, da questo punto di vista, per autentici intenditori, ma è un prodotto che ha saputo farsi strada tantissimo negli ultimi anni. Intanto, come è nato l'esploit del Buttafuoco Storico? Dunque, il Buttafuoco Storico è una realtà nata da un gruppo di produttori da 26 anni, dal 96, ricordavamo prima con l'amico Invernizzi, la nascita, i natali del Buttafuoco Storico. Un gruppo di produttori
che hanno dimostrato e dimostrano all'Oltrepò quanto sia bello e importante fare rete, quanto si possa anche fare rete. Come si diceva, è un uvaggio di quattro uve, Croatina, Barbera, Ovara, Rughetta, coltivate nel vigneto, e l'idea è stata quella di recuperare le antiche tradizioni del territorio, di fare gruppo, di andare compatti, con un'idea territoriale. Come diceva Cinzia Montagna prima, la strategia vincente è solo portare avanti il territorio, non si può fare altro. I vini buoni li fanno tutti, li fanno da tutte le parti, l'Oltrepò ne fa tantissimi. Io faccio un po' la voce fuori dal coro, vorrei fare l'ottimista, anche perché da produttore non posso fare altrimenti, non ho il lusso di non essere ottimista. E l'Oltrepò è una grande terra, senza contestare quanto detto, ci mancherebbe, ma è una grande terra con, oltre che grandissime potenzialità inespresse, anche tanti fatti concreti. È una terra vasta, abbiamo detto, quindi 13.000 ettari vitati. Il buttafuoco storico, lo Sperone di Stradella, come è stato citato, è uno dei territori che compongono l'Oltrepò pavese, e potrebbe essere benissimo spacchettato, ha una sua zonazione naturale, sempre parlando di territorio. Raspelli ha citato il Moscato, e noi il Moscato ce l'abbiamo, abbiamo Volpara, che è la patria oltrepadana del Moscato e non ha niente a che invidiare a Canelli con i suoi terreni calcarei. Vicino c'è l'abitato di Golferenzo, che è un posto stupendo, meraviglioso, un borgo medievale con un fermento imprenditoriale. Abbiamo il Pino Nero, l'Alta Valle Verse, grandi metodi classici sono già stati citati, noi siamo la terza zona nel mondo per la produzione di Pino Nero. Il Riesling, quest'anno l'Oltrepò ha vinto il riconoscimento del primo Riesling italiano, quindi il primo Riesling d'Italia quest'anno è oltrepadano, è proprio di Montecalvo, quindi nella zona poi di Oliva Gessi con il Riesling italico e non renano. Quindi abbiamo tantissime zone importanti, e tra queste c'è proprio quella del buttafuoco storico. E noi in 17 produttori, oggi con 18 vigne, portando avanti l'idea del cru, della vigna, prima di tutto, cerchiamo di portare avanti la nostra realtà, di farla conoscere sempre di più. Come si diceva, oggi siamo orgogliosi e siamo soddisfatti perché, pur essendo un prodotto di nicchia, una bandiera, che permette alle nostre aziende, che sono aziende piccole, medie, anche molto grandi, attraverso anche la bandiera del buttafuoco, di farsi conoscere, di portare avanti le loro altre realtà, che sono i metodi classici, la Bonarda. Tante nostre aziende sono anche aziende del distretto del vino di qualità. Noi recentemente, l'anno scorso, abbiamo fatto un'app che con Regione Lombardia, con l'aiuto di Regione Lombardia, che raccoglie tutti i territori, tutti gli itinerari enoturistici, a cavallo, a piedi, in bicicletta, in moto, in mountain bike, per visitare il territorio con il Bonarda. Il Bonarda, secondo me, non si può dare un unico vino come emblema dell'Oltrepò, proprio perché, essendo così vasto, ha la sua zonazione, quindi ogni piccola area ha la sua eccellenza. Però certamente Bonarda è quello più conosciuto, anche più prodotto. Noi come distretto abbiamo fatto appunto la mossa perfetta, questa Bonarda di filiera riunita in un'unica bottiglia, proprio per dire che, facendo squadra, facendo gruppo, lavorando insieme, i risultati ci sono e arrivano. Mentre lei diceva queste cose, mi viene in mente una vecchissima intervista di Luigi Veronelli, uno dei più grandi conoscitori del vino italiano, che è scomparso da qualche tempo. Nel 96 mi ricordo che al collega Franco Bagnasco, lui credo fosse in visita nell'Oltrepò, disse: credo che in Oltrepò ci siano tutte le caratteristiche per produrre un vino eccellente. E non capisco per quale motivo, mi immagino si riferisse a polemiche che all'epoca erano in vigore, poi magari a voi che siete anche una memoria storica chiedo di aiutarmi, ci sia l'ansia di aumentare i territori destinati alla produzione, credo legata ai marchi di eccellenza, perché sarebbe molto meglio tenersi quello che c'è
e investire su quello, che è un po' forse la scelta che avete fatto voi come Buttafuoco storico. La domanda è, come si fa a conciliare la qualità con l'esigenza comunque anche di fare profitto? Cioè, è possibile su tirature così limitate, su produzioni così limitate e territori così piccoli, riuscire a fare un prodotto d'eccellenza che dia anche la giusta soddisfazione all'imprenditore? Assolutamente, ce lo insegnano i grandi territori evocati. Prima si è parlato, senza scomodare i grandi dei dell'Olimpo, ma si è parlato di Barolo, di Barbaresco, di grandi territori dove la qualità e anche i numeri ridotti sono sinonimo di grande business e di grandi introiti economici. Noi, come si diceva, abbiamo scelto proprio di ridurre la zona, quindi la zona del Buttafuoco storico rispetto alla DOC Buttafuoco è ancora più piccola e ci battiamo strenuamente perché nessuno pensi di allargare neanche di un metro questa zona storica. E questo forse è il limite dell'Oltrepò. Tutti vorrebbero fare tutto. Invece noi, avendo questa zonazione e rispettando anche le zone evocate, potremmo fare tutti grande qualità e fare grande reddito, perché poi nelle zone viticole d'Italia è la qualità che dà reddito. Allora, uno spunto che consegno adesso alla riflessione di chi rappresenta qui l'istituzione regionale. Avete sentito le qualità del territorio, le criticità che ci sono, è anche un momento molto difficile per chi fa agricoltura, questo deve essere il contesto nel quale muoverci per i nostri ragionamenti. Prima ho letto un messaggio di un nostro ascoltatore che diceva, credo riferendosi alle parole del presidente del Buttafuoco, è vero, un territorio meraviglioso, ma bisogna farlo conoscere. E Raspelli stesso, che è un esperto di comunicazione, diceva sì, forse l'Oltrepò ancora è come se mancasse dalle mappe geografiche. A chi spetta questo ruolo? Eccolo il messaggio che evocavamo. Lui dice: manca soprattutto marketing, è inutile andare a proporlo a New York quando a Milano a 50 km non lo conoscono. Era la polemica sul vino, anche a Pavia, dice Verni. In Vernizia e Verni, a chi spetta in qualche modo guidare questo territorio sul fronte della comunicazione, ma anche sulla necessità di far sistema? In Vernizzi. Grazie, mio segretario. Le cede la parola, è galanteria da parte minor. No, beh, perché lui è un esperto, quindi no. È un esperto anche, quindi mi piace che... perché io sono comunque un lomellino, quindi da lomellino, da pianura da riso, questo connubio con il vino diventa interessante. Però per fare dei buoni risotti, allora, ci vuole anche un vino, perché sennò come lo sfumi. Quindi... Allora, io intanto, sentendo gli interventi che sono susseguiti, tutti estremamente interessanti, anche io, se fossi un produttore oltrepadano di vino, e mi sentirei anche pungolato da alcuni interventi, e la dignità deve essere la prima cosa, quindi con queste punture interessanti dovrebbero essere di grande stimolo, e quindi già questa è una risposta, già con queste con quello che si è detto questa sera qualche risposta si potrebbe dare. Dunque, memoria storica, sì, parlavamo del 96 perché con il tuo padre, presidente allora, il primo presidente del Buttafuoco storico, uno dei primi presidenti, io nel 97 iniziai la carriera come assessore all'agricoltura della provincia di Pavia. Per cui dico questo perché già allora si sentivano purtroppo in molte occasioni, in molti incontri, in molti convegni, le stesse cose. Un po' più o meno cambiate, perché i tempi sono cambiati, ma il concetto era sempre quello. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo far conoscere il nostro vino non solamente nei nostri territori, ma anche a Milano, quindi la cosa della Damigiana e tutto il resto. Cosicché agli inizi degli anni, io lo ricordo sempre, nel 99, 2000, non mi ricordo, si parlava di zonazione, incredibile, è vero, ha detto la cosa più giusta del mondo, noi della provincia di Pavia facciamo uno sforzo importante, uno sforzo da 500 milioni di lire allora, perché eravamo nel 99, e abbiamo prodotto una zonazione, un catasto vitivinicolo. Poi va bene, le cose sono cambiate, ci sono stati anche altri mezzi per poter conoscere bene sul territorio,
quello che si stava facendo. Però ecco, questo era stato uno studio importantissimo che avevamo fatto con il professor Scienza, con l'Università di Piacenza e Milano anche. E purtroppo quello studio veramente meraviglioso è rimasto così un po', dico dimenticato, ma cosa voglio dire? Io dico sempre, è andato in prescrizione, sono passati tanti anni, non posso più essere tacciato di qualcuno che ha speso 500 milioni per poi, l'effetto non è stato, è una provocazione che sto dando. Noi ci abbiamo provato su indicazione del territorio, il territorio che ci diceva facciamo la zonazione, costa, l'abbiamo fatta. Ebbene, poi quando però si trattava di mettere a terra tutto quello che avevamo detto e stabilito nella zonazione, e lì iniziano i vari problemi. Da allora spero che questi problemi siano cambiati in questi anni, cioè che ci sia resi conto che quanto diceva uno studio scientifico, una zonazione, doveva essere poi messo in pratica. Certo. Ecco. Cosa che secondo me non è stata fatta sempre. Io adesso è inutile criticarci troppo, secondo me ci sono delle grandi aziende, specialmente dei giovani come Davide, hanno preso in mano la situazione, hanno migliorato tantissimo la situazione. Ma perché dico questo? Ma perché secondo me la storia del nostro Oltrepò, una storia di 300 anni e via, rispetto a una storia più recente della Francia Corta, e questo è forse il grande limite, purtroppo. La grande storia, la grande storia di produzione nostra, in una zona collinare, in una zona impervia, in una zona difficile dove si dovevano usare le carrucole come in certe zone della Liguria. Ecco, in queste zone così impervie e con questa storia si è prodotto sempre in questo modo, non si è poi dato uno sviluppo diverso. In Franciacorta, con una realtà diversa, una realtà imprenditoriale, si è costruita una cosa ex novo, non avendo secondo me, questo potrebbe essere una delle motivazioni. Uno dei nostri ospiti diceva che c'è stato un approccio imprenditoriale e ci sono stati anche degli imprenditori che in Franciacorta hanno in qualche modo tracciato la strada. Noi tutto questo, per vari motivi, probabilmente non c'è stato. Forse se non c'è l'impresa privata, non dovrebbero essere le istituzioni in qualche modo... Ecco, è lì che volevo arrivare, poi cadere, poi allora le chiedo di aspettare un attimo. Sì. Io ho una fascia pubblicitaria, se me lo consentite la mando in onda così non ci interrompono dopo, anche perché di questi tempi avere la pubblicità, signori miei, è tanta roba. E grazie, come sempre, a chi investe in comunicazione su questa emittente, perché ci permette di fare anche un ruolo di servizio al servizio di questo territorio, portando alla luce anche ombre e luci, e ce ne sono tante, e naturalmente avremo modo di parlarne anche nell'ultimo scampo di trasmissione. Breve pausa e poi torniamo a Orizzonti. Grazie. Ultima parte di questa puntata di Orizzonti dedicata al vino di Lombardia, in modo particolare il vino dell'Oltrepò, lo portiamo nel cuore noi di Milano Pavia TV, ma è una situazione questa che ci vede appaiati ad altri territori di una regione particolarmente fortunata da questo punto di vista. Avete sentito nelle parti precedenti di trasmissione sono emersi pro e contro di questa vocazione agricola del nostro territorio, sono emerse però anche una serie di difficoltà a far sistema e talvolta anche a provare tutti insieme ad adeguarsi a criteri o in qualche modo suggerimenti, anche magari con l'avallo della ricerca scientifica. Abbiamo parlato prima dei piani di zonizzazione che in qualche modo sono stati per tempo predisposti e poi sono rimasti pressoché inascoltati. Però se non c'è l'iniziativa dei privati e manca in qualche modo il senso di fare impresa, anzi c'è un messaggio che vorrei farvi vedere perché oggi è molto partecipata la nostra trasmissione anche sui social. Alessio che dice con fare quasi sprezzante: manca il saper fare impresa, signori. E poi ce l'ha anche con le istituzioni, perché dice che le istituzioni non valorizzano Pavia, figuriamoci il territorio circostante. Ecco, la mia domanda è questa: ma laddove non arriva il privato, non dovrebbe essere anche l'istituzione in qualche modo a prendere per mano
le imprese e aiutarle da questo punto di vista? Allontanarmi dalla domanda che mi aveva fatto prima. No, volevo dire che invece le istituzioni, in particolare la Regione, che adesso che rappresentiamo io e Simone, secondo me ha fatto moltissimo in questi ultimi anni, come l'aveva fatto anche precedentemente con, ricordo, dei grandi assessori regionali, da Vercesi, anche Fiori, ma anche tanti altri assessori che ci sono susseguiti nel territorio oltrepadano e che tanto a noi hanno dato a quel territorio. Ma ultimamente con l'assessore Rolfi, con l'assessore di Brescia, Franciacorta, comunque moltissimo ha fatto e sta facendo nel nostro territorio. Non voglio, stiamo collaborando molto bene, io come Presidente di Commissione e lui come assessore, proprio perché facendo squadra si possono ottenere risultati, non solo nella politica ma anche nel territorio. Cosa abbiamo fatto? Ricordo solamente un paio di cose. Intanto quei tavoli che sono stati fatti, 6 tavoli sulle disciplinari, io voglio dire, sì, si va verso, si vuole fare istituire dei tavoli, parlare di qualità, però è ovvio che poi la qualità deve essere insita nell'imprenditore, nella persona, in coloro che stanno facendo, che producono vino, perché non è mettendo semplicemente delle grandi regole che poi su tutto diventa bello e lucente, cioè soleggiato, no. Ci deve essere poi nelle persone, nei produttori, in coloro che producono vino, devono essere, questa passione deve portare sicuramente alla qualità. Questo deve essere, ecco. E cosa abbiamo fatto? Ricordo anche con Ascovilo e con le strade del vino e dei sapori, l'accordo che è stato fatto proprio all'Enoteca di Broni, l'Enoteca regionale di Broni, dove sono anche consigliere da parte di Regione Lombardia. C'è stato questo accordo, è un accordo che vuol dare, diciamo, della governance a tutto questo, perché non tutti facciano tutto senza poi parlarsi. Quindi se tutti i 13, manca il, naturalmente il consorzio di Franciacorta, ma tutti gli altri ci sono, il consorzio di tutela più tutte le strade del vino, beh, insomma, è una cosa interessante. La Regione Lombardia ha dato, grazie anche a tutti questi presenti, una grande opportunità. La Regione Lombardia, nella provincia di Pavia, dà circa 3 milioni di euro, 2 milioni per reimpianti, 1 milione per le strutture. Più o meno si susseguono tutti gli anni queste cifre. Quindi, insomma, noi partecipiamo con delle risorse. È chiaro che poi il territorio deve poi utilizzare queste risorse e fare la sua parte. La sua parte, secondo me, è in grado di farla, la può fare. Molti imprenditori, abbiamo detto prima, 400 medie imprese nel nostro territorio sanno fare dell'ottimo vino, basta chi non è andato a visitare una di queste imprese, e quindi noi siamo in grado di farlo. È chiaro che occorre che tutti siano uniti, che vadano verso la qualità, questa è una regola talmente semplice, e poi bisogna farlo, è chiaro. Certo, diciamo che tra la teoria e la pratica ovviamente poi possono esserci anche non poche difficoltà. Verni, è d'accordo con la lettura che dà il presidente Invernizzi? La Regione fa abbastanza, potrebbe fare di più? Allora, esco da questo discorso regione, perché no, io volevo dar ragione al presidente Cavagna quando dice conosciamo fuga tattica, mi sembra, no, di capire. Conosciamo tutti i difetti dell'Oltrepò, siamo tutti in grado di dire chi è il colpevole, ma a noi interessa trovare una soluzione, perché lo sappiamo, quando ci scrivono non sappiamo fare impresa, quando ci scrivono c'è frammentazione, quando ci scrivono c'è disomogeneità, c'è, come dire, un territorio così vasto, così frammentato, con 40 comuni, ogni comune che fa l'evento in estate in concorrenza un comune con l'altro, e non sono in grado di fare un cartello, cioè di proporre, di promuovere un territorio. Qui dobbiamo, come dire, superare la logica del sappiamo quali sono i problemi e incominciare a dire, va bene, allora i problemi li conosciamo, cosa vogliamo fare per risolvere il tema Oltrepò Pavese e il tema vino? Perché da un lato essere così eterogenei, così ricchi anche dal punto di vista dei prodotti, perché Oltrepò fa rossi e fa bianchi di qualità, può essere una ricchezza, ma dall'altro lato può anche essere una debolezza. Territori che hanno un prodotto che caratterizza quel territorio e che fa da,
da elemento trainante, sicuramente aiuta tutto un territorio intero. Allora io credo che si debba trovare una soluzione, immagino che si debba trovare un prodotto in grado di rappresentare l'Oltre Po, come può essere per esempio il Prosecco, no? Nel Veneto, cioè tu dici quel nome già identifichi un territorio. Bene, allora troviamo un prodotto con le aziende produttrici, insieme ai titolari, ai diretti interessati, uno o due prodotti, un bianco e un rosso, in grado di caratterizzare il nostro territorio, che poi deve fare da traino a tutto il territorio. Allora tu vieni in Oltre Po o scopri l'Oltre Po grazie a quel prodotto, ok? E poi scopri che c'è anche il buttafuoco, e poi scopri che fanno anche un moscato, e poi scopri che... Ma se tu non hai nulla che ti spinge e che è in grado di far conoscere l'Oltre Po per le sue qualità, per la sua eccellenza, diventa difficile promuovere, far conoscere un territorio. Io rimango senza parole quando a Pavia, io sono entrato in un bar a Pavia con degli amici, volevo bere una bollicina dell'Oltre Po, non ce l'avevano a Pavia, altro che Milano. Ma tu dove vai se a Pavia non hai una bollicina dell'Oltre Po? E mi proponi il Prosecco, la Franciacorta e lo Champagne. Ma dico, ma è la fantascienza. Allora, qui c'è da fare un grosso lavoro, ripeto e ribadisco, io auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di Terre d'Oltre Po, perché è inevitabile, quando hai una cantina così grossa, che fa così tanto vino, che fa un vino, diciamo, di quantità e quindi non di qualità, l'augurio che io mi faccio e che faccio a loro è quello di invertire la tendenza. Devi essere in grado di commercializzare il tema della quantità, perché è ovvio, perché non puoi dire non lo faccio più, lo devi fare, ma devi essere in grado di governare un cambiamento. Se quella cantina è in grado di governare un cambiamento, di imporre un cambiamento a tutto un territorio, il territorio cresce. Se non è in grado di farlo, secondo me si perde una grande occasione per tutto il territorio. Massimo Zanichelli, torno da lei. Lei, lo ricordiamo, è critico enogastronomico, è uno degli autori delle guide dell'Espresso, per cui anche i suoi giudizi molto autorevoli, molto temuti anche dai produttori. Che cosa mi dice del dibattito che sin qui si è sviluppato in studio? Intanto due premesse doverose. Non lavoro più per il gruppo Espresso da qualche anno, sì. Però ho fatto appunto le guide dell'Espresso, soprattutto quella dei vini, per 15 anni dalla nascita proprio della guida. E sono più di 20 anni che giro l'Oltre Po. E quando andavo ogni anno ad assaggiare i vini, non sapevo dove girarmi per gli alloggi. Non so se qualcuno ha fatto questa esperienza, io l'ho fatta per più di 15 anni. Dove dormi in Oltre Po? Non dico dove mangi in Oltre Po, apriremmo un capitolo infinito. Dove dormi in Oltre Po? Fate un giro negli hotel, negli alberghi, nelle strutture ricettive, che sono, voglio dire, la quintessenza, il perno dell'accoglienza. Perché il paesaggio, lo scenario, l'accoglienza, i ristoranti, l'ordine, la pulizia, l'omogeneità, no? Tutto fa metodo e sistema. Ma se riscontriamo sempre discontinuità, evidentemente possiamo continuare a dircelo e ridircelo, siamo tutti d'accordo su questo. Ma quanto dobbiamo aspettare ancora per veramente vedere qualcosa che cambia? Poi volevo fare la seconda premessa. Mi rendo conto di dire cose molto critiche, invece vorrei parlare di tutt'altro. È un rammarico il mio. È un rammarico perché sono molto legato all'Oltre Po. Lo frequento da molti anni e mi spiace dover dire queste cose su questa realtà. È stato citato il lavoro di zonazione. Io ce l'ho. Eccolo qui. La zonazione oggi è un argomento centrale, molto attuale. La stanno portando avanti in molte zone importanti. Questo lavoro considerevole, qualitativamente molto buono, molto importante, è stato abbandonato, l'abbiamo sentito. Io non ho riscontri, non ho analogie di questo in altre zone. Le altre zone promuovono la ricerca scientifica e poi la comunicano, e poi la applicano, e poi la estendono e diventano magari un modello per altre zone.
Si parlava di valori economici. Dunque, non dimentichiamoci che ci sono i 3.000 ettari, come dicevamo prima, no? Di pino nero in Oltrepò, ma per molti lustri la fortuna dell'Oltrepò è stato il pino nero vinificato in bianco, spesso in versione frizzante, un vino molto tecnico e ai limiti dell'impersonalità, venduto in larga parte sulla piazza milanese, che per molti anni, pensiamo agli anni Ottanta, ha veramente caratterizzato il valore economico dell'Oltrepò, cioè ha sostenuto l'Oltrepò con questo mercato. Oggi però, che i tempi sono cambiati, l'abbiamo visto dal servizio, le enoteche di Milano un po' balbettano a riguardo, cercano delle, come dire, frasi di circostanza, e poi veniamo a sapere che ci sono due referenze su 300 per l'Oltrepò, in quella che un tempo era la piazza economica più importante. Sono interrogativi quasi inquietanti per una zona. Lei, Michalizio, parlava di un convitato di pietra, sì. Ma parliamone, il consorzio di tutela, di valorizzazione, di promozione. Io, se non ho visto male il cartello, hanno finito il viaggio negli Stezzi il 2 febbraio, oggi è il 21. Mi spiace che non ci sia il consorzio, tra l'altro il direttore Carlo Veronese lo conosco dai tempi del Lugano. E Lugano è un'altra bella realtà, insomma, no? Equidivisa, sì, tra Lombardia e Veneto. È inutile che continuiamo. Volete sapere qual è l'immaginario dell'Oltrepò? Presso, sì, gli appassionati, presso gli intenditori? Non è il vino, sono i salumi. Varzi è forse più conosciuta di Broni, Stradella, Canneto Pavese, Rovescala, Casteggio. Certo che c'è la Valle del Riesling, scusate l'espressione, ma chi se la fila in Italia? È una zona molto bella, oliva gessi. Nel suo nome c'è il gesso, no? Sì. Di questo territorio, che è un elemento anche raro, prezioso. Chi ne parla? Chi la conosce? Chi lo cerca? Chi lo consuma il Riesling dell'Oltrepò? Certo che l'Oltrepò ha cose straordinarie. La Croatina è un vitigno straordinario. Condivide con il Piemonte la Barbera, ma non ha mai raggiunto i suoi apici. C'è stato un Giacomo Bologna in Oltrepò. Era Lino Maga, che è scomparso poco tempo fa, all'inizio dell'anno. Il papà del Barbacarlo, no? Il papà del Barbacarlo. Gli è stata fatta una guerra sul territorio. Questo non è una posizione di parte, è storia, anche giuridica, è tutto agli atti. Quindi il territorio dell'Oltrepò è un territorio di battitori liberi e franchi tiratori. Parlo dal punto di vista prettamente enologico, non voglio inoltrarmi in questioni politiche, anche se poi la politica, quella con la P maiuscola, dovrebbe farsi sentire. E qui tiro in ballo ancora una volta il consorzio, perché è il consorzio che dovrebbe essere il faro, il polo accentratore. La Croatina, c'è la Croatina, però tutti la chiamano Bonarda, e tutti la consumano frizzante, e non si è c'è nel buttafuoco. Il buttafuoco è una bellissima realtà, ma è una goccia nel mare dell'Oltrepò. La Croatina è l'equivalente del Nebbiolo, una varietà tardiva, una varietà con un meraviglioso tannino, un bellissimo colore, eppure viaggia ancora nell'aura mediocritas di versioni più o meno corrette, più o meno buone di Bonarda frizzante. Io non ho nulla contro i frizzanti, anzi, ci ho scritto un libro a riguardo. Però il frizzante ha fatto la fortuna, pino nero vinificato in bianco, ha fatto la fortuna dell'Oltrepò, ma ne ha sancito anche la regressione per certi versi. Chi ha, voglio dire, le tasche piene, poi non è disposto a investire, non è spinto a investire, non è spinto al cambiamento. Ma l'Oltrepò si porta dietro questo da molto tempo. Eppure è una delle zone, dovrebbe essere una delle zone faro, ma nessuno ci viene. E l'Oltrepò ha purtroppo un'immagine molto corriva presso l'opinione pubblica. Abbiamo visto anche i messaggi, no? Da parte di chi ci segue. Sono messaggi, secondo me, che replicano la mia posizione, il rammarico nel vedere una situazione statica, per non dire stagnante.
mi scuso per queste parole, ma sono dettate proprio da un amore, una passione. Ma... giro di tutta l'Italia, giro l'Europa, e quando vengo in Oltrepò ogni tanto mi si stringe il cuore, purtroppo. E ci sono moltissime realtà vitivinicole, come è stato detto giustamente, di produttori privati, di vigneron, di vignaioli, molto bravi, molto attenti, che fanno grandi vini, che fanno veramente vini di territorio, fanno vini molto espressivi, eppure che, correggetemi se sbaglio, hanno avuto anche una recente scissione, poi un po' ricomposta con il consorzio. Sono stati tempi molto difficili, molto controversi. Ecco, se il consorzio è in conflitto con i produttori del territorio, è un po' come un allenatore che non va d'accordo con i giocatori nello spogliatoio. È difficile fare squadra in questo modo. Certo. Guardi, la sua disamina è stata sicuramente molto articolata, non le ha mandate a dire come si dice in questi casi, ma si sente dal tono delle sue parole che lo dice quasi con la morte nel cuore, e io credo che sia un sentimento che l'accomuna a tutti coloro che tra i nostri ascoltatori qui in studio si stanno interrogando su dove sia a questo punto il bandolo della matassa, perché... Riprendo quanto alcuni ospiti hanno detto, non ultimo il consigliere Verni, che dice: ok, sappiamo tutti le cose che non vanno, però a questo punto diamo una svolta. Io da 30 anni che assisto a dibattiti di questo tenore e ogni volta me ne torno a casa dicendo: sì, vabbè, ma chi ha il potere di trovare il bando della matassa e deve essere il primo a tirarlo. Lo chiedo al presidente di Confagricoltura, Giuseppe Cavagna di Gualdana, chi deve tirare questo benedetto bandolo? Noi abbiamo un esempio nel passato, adesso di quei... Il Duca Denari. Duca Denari in qualche maniera, adesso poi ho sentito che forse è stato l'inizio di una fine, quello della, di spumantizzare, eccetera, però comunque è stato quello che ha dato un grande impulso all'Oltrepò, è stato quello che con Santa Maria della Versa ha dato il Duca, direi, un grande momento di sviluppo. Ma il prodotto è sicuramente importante, ma io credo che è il territorio che debba trainare veramente, che possa essere l'elemento di grande spunto. E sul territorio credo che i politici devono essere, direi, un elemento di grande... di grande spinta. Ma volevo legarmi anche a un altro aspetto quando si parlava dei prodotti di eccellenza della zona, per ricordare che la maggior parte dei tartufi che si vendono ad Alba vengono dall'Oltrepò. Ecco, cioè addirittura il tartufo più famoso che si è venduto ad Alba, che si chiama Truman, perché è stato dato al presidente Truman, tanto era grande, tanto era cosa, veniva dall'Oltrepò. Tutti i tartufi, il professor Carlo Vitadini nel 1831 ha scritto un libro dove scrive che la maggior parte, i terreni più vocati alla produzione del tartufo bianco sono Alba e Calcababbio. Calcababbio è Lungavilla. Cioè, per cui questo è un altro elemento, ma questo sicuramente è un elemento di conoscenza, non risponde alla sua domanda su come si possa fare, perché questo purtroppo è un qualche cosa che, come si diceva prima, tutti sappiamo fare la diagnosi, ma non riusciamo a fare la cura. La cura. La cura non può che venire fuori da un rapporto di solidarietà, da un rapporto, cioè come sempre in tutte le associazioni che funzionano, ci vuole uno che comanda e gli altri che seguono. Io ho fatto un esperimento nella nostra associazione, l'ho fatto qualche 3-4 anni fa, ho preso un grosso esperto di vini, e gli ho messo a disposizione alcune cantine perché facesse un intervento di spinta, di qualificazione, cioè in maniera, nella convinzione che se ci fossero state delle cantine molto lanciate potevano trainare le altre. Non è che le cantine non ci siano, ce ne sono delle ottime cantine che vanno per conto loro, ma però purtroppo non, manca il sistema da noi. Beh, questo grosso esperto che avrebbe dovuto lavorare a spese nostre dell'associazione, perché non avremmo chiesto niente
ai nostri associati, eccetera, ha fatto un giro del territorio e poi ha detto che lui preferiva non lavorare dalle nostre parti perché era più facile perdere la faccia che non fare del bene. E questo mi ha bloccato, diciamo, certo, in qualche maniera. Però io sono fiducioso, riporto qui quello che ho detto in una riunione della Camera di Commercio su questo argomento. Signori, spetta a noi che siamo ai vertici di queste associazioni essere ottimisti. Dobbiamo credere che il nostro territorio è bello, dobbiamo credere che il nostro territorio è buono, dobbiamo credere che si possa fare. Se no siamo i primi che condizioniamo la negatività dei nostri interlocutori. Presidente, io sono d'accordo su questo valore intrinseco che abbiamo, che è fortissimo, però dobbiamo anche trovare il modo di esprimerlo. E allora, negli ultimi minuti di trasmissione, torno a coinvolgere il professor Rea, che è responsabile, lo ricordo, del Wine Management Lab dell'Università Bocconi di Milano. Professore, lei ha sentito la sintomatologia del paziente. Le posso chiedere, con l'approccio da tecnico che la contraddistingue, questa benedetta matassa, come la si sbroglia, se dovesse darci un parere del tutto disincantato e disinteressato? Mi lascio una responsabilità grande. No, io credo una cosa, che bisogna, certe volte non bisogna cercare di inventare proprio un bel niente, ma guardare un po' la storia, no? Guardarsi un po' intorno, guardare un po' le cose che sono accadute e che accadono. E le cose che sono accadute nel mondo del vino, per non discostarci troppo, in realtà potremmo dare ogni tanto uno sguardo al mondo del turismo, che pure, insomma, può insegnare molte cose, al mondo del cibo, al mondo della moda, che è da seguire perché il vino è un mondo, appunto anche la moda ha un alto valore simbolico. Ma guardando a quello che c'è nel vino, mentre prima ero molto d'accordo su tante cose, ora invece sono un po' in disaccordo su certi aspetti, perché io penso che, e non perché sono lì in sala, ma io credo che la storia del vino italiano, non solo, ci insegna che bisogna partire da buttafuoco, non bisogna partire dalle regioni, non bisogna partire dai sistemi. I sistemi non si possono costruire a tavolino, eccetera. Bisogna in Sicilia, in Veneto, in Toscana, in Piemonte, noi abbiamo esperienze di successo guidate da imprenditori che hanno fatto alcune operazioni, si sono messi d'accordo in due, in tre, in quattro, in cinque, e io penso che le amministrazioni debbano, per esempio, un altro grave problema tra i tanti italiani che sono bravissimi a inventarci ulteriori problemi, è questo sovraffollamento di marche, no? È chiaro che le regioni hanno il denaro, insomma, e quindi possono sostenere i padiglioni delle fiere piuttosto che di altre cose, ma questo non può diventare un'altra marca che si somma. La marca è il territorio, il consorzio è un aggregatore, insomma, non può essere il coordinatore, perché i soldi li mettono gli imprenditori e quindi sono gli imprenditori che guidano. Io credo che, in estrema sintesi, questo ci insegna la storia dei casi di successo. Dobbiamo partire da quelli che hanno iniziativa. Se Buttafuoco è una piccola realtà, no? Forse 15 produttori, se ho sentito bene, 14, che si muove, deve essere premiata e deve essere emulata, perché quello è, tra l'altro, quel valore, una cosa che cresce, crea valore poi a tanti altri, no? Trascina, ma questo valore non può essere costruito a tavolino, mettiamoci d'accordo qual è il vitigno o qual è il vino simbolo. Questa cosa è stata tentata addirittura a livello nazionale. È una forzatura, cioè non bisogna far correre chi ha gambe. Questo è il tema. Questa è la storia del Brunello, questa è la storia del Barolo, questa è la storia, ripeto, anche da Sicilia e di tanti altri territori. Dopodiché poi ci poniamo i problemi della comunicazione, cioè bisogna andare a pescare quello che c'è di specifico nel territorio, recuperare quegli elementi culturali, valorizzare gli aspetti simbolici dal paesaggio, eccetera, eccetera, e fare in modo che si costruiscano intorno quasi naturalmente una serie di cose. Poi si possono incentivare, si possono accelerare, ma non possiamo inventare a tavolino. Sono troppi anni
che addirittura in Lombardia si parla di mettiamoci d'accordo, basta mettersi d'accordo, non ci si mette d'accordo, ci vuole un progetto, ci vogliono dei progetti veri, e su progetti veri, reali, guidati da imprenditori, là si possono trovare gli accordi, lì si possono trovare gli accordi. E non credo di dire una bestemmia e concludo, ma insomma nella zona dello Champagne vanno d'accordo i piccoli produttori che fanno la poesia, eccetera, eccetera, e i grandissimi, più grandi produttori del mondo, quelli del lusso, che fanno milioni di bottiglie, va tutti d'accordo, uno fa la diffusione, un altro fa l'identità. Perché? Perché c'è un progetto, no? c'è un'idea. Insomma. E bisogna in qualche modo, diciamo, partendo, scusatemi se c'è di parole, da qualcosa di forte che già c'è, e nel caso specifico abbiamo citato il Buttafuoco come storico, come case history favorevole e positiva di questo territorio. Io ringrazio il professor Rea, ringrazio anche il professor Zanichelli, anche perché siamo agli scampoli, alle battute finali di questa puntata. Grazie per il contributo di sapere e di idee che avete portato questa sera al nostro dibattito. Buonanotte a voi. Cinzia Montagna, a te il compito di addolcirci, no, perché abbiamo capito che la schita è una frittella che può anche essere salata, per cui vedi che mi hai già subito stanato, però la tua storia che lasciamo in chiusura è importante, ovviamente non possiamo paragonarla alla complessità del mondo vitivinicolo oltrepadano, però è il caso di come, partendo da una tradizione che viene riscoperta e facendo lavoro sostanzialmente di comunicazione, cara Cinzia, sia possibile riportare in auge e farla diventare quasi un piccolo fenomeno di costume una frittella che è poi, se vogliamo, parte della tradizione culinaria più semplice di questo nostro territorio. Può essere quasi un segnale positivo, no? Un messaggio di speranza di come talvolta basti veramente poco per riuscire a emergere. Com'è nata questa schitamania? La schitamania è nata 2 anni fa, quando a causa della pandemia eravamo tutti in casa e io un giorno ho cucinato una schita per mia figlia e ho inserito una foto, un post su Facebook di questa schita. E nell'arco di 48 ore erano in tantissimi a cucinare la schita, che è una ricetta almeno apparentemente molto, molto semplice, perlomeno per gli ingredienti, acqua, farina e un pizzico di sale. E ho aperto un gruppo Facebook e adesso ci sono circa 4.000 iscritti più o meno a questo gruppo. Al di là del momento specifico, la schita in realtà non era una novità, come hai detto tu Claudio, è una ricetta della tradizione, anzi delle tradizioni, perché la farina intesa di cereali, non esclusivamente di grano, un po' d'acqua, a volte un po' di sale, a volte no, porta a una ricetta diffusa diciamo in tutto il mondo quasi, quindi riconoscibile da tutti e soprattutto replicabile. Nel caso della schita dell'Oltrepò pavese c'è anche una forte componente affettiva di memoria, quindi di evocazione, di rievocazione di momenti, di situazioni domestiche, familiari. E poi la sua grande forza è il fatto di essere ripetibile, perché in cucina chiunque la può ripetere. E la schita, diciamo, è diventata quasi un gastrofenomeno dal punto di vista però della comunicazione. Quindi non si è inventato niente, la schita c'è da secoli, se non addirittura da millenni. La comunicazione applicata alla schita è stata una comunicazione basata sui social, quindi su quei canali che tutti quanti utilizziamo e che portano a una condivisione. Prima il professor Rea, mi collego solo a questo, ha parlato di progetto necessario, non tanto di ricetta quanto di progetto. È un po' quello che è successo per la schita, si è trattato di un progetto spontaneo, però non a tavolino, non a priori, un progetto condiviso da persone che hanno portato sin da 2 anni fa il loro supporto, i loro suggerimenti, le loro idee. Questo
concetto di condivisione significa anche portare avanti insieme. A monte però non c'è un'imposizione, ecco, questo lo dico chiaramente, nel senso che ovviamente è molto più semplice non avere un progetto condiviso sulla scheda che non su altri temi, fra cui quelli dei vini, però vengono accolte le proposte e nel limite del possibile vengono anche realizzate. Ecco, tenete conto che non c'è qualcosa dietro la scheda, cioè non c'è un sostegno da parte di enti, istituzioni. Io mi auguro sempre che qualcuno si interessi, e non posso essere io, all'avvio di un riconoscimento perlomeno come PAT, come prodotto della tradizione, se non addirittura a riconoscimenti diversi, quali possono essere la DOP o l'IGP, e questo non posso farlo io sono soltanto una giornalista che cucina le schite, poi peraltro non so cucinare molto, però è un'operazione spontanea, è anche sbagliato dire operazione, è un effetto spontaneo di un sentire, però condiviso e anche denso di significato. Per i vini non credo che si possa applicare lo stesso per il mondo assolutamente, del vino. Assolutamente, no. Anche se c'è nella semplicità della storia che hai raccontato e che ti ha avuto protagonista in questi anni, io credo che ci sia qualcosa che però in qualche modo può tornare utile a questo territorio, ed è intanto l'orgoglio della riscoperta delle proprie tradizioni, della valorizzazione, di come alla fine la comunicazione faccia tantissimo. Poi è evidente che dietro a questo prodotto così semplice, a questa frittella, non ci possono essere grandi capitali e neanche le complessità che invece ci sono dietro a un territorio fatto di aziende, fatto di imprenditori che hanno rischiato, di imprenditori che rischiano quotidianamente, e tutte le complessità che ci sono nel momento in cui si deve fare impresa. Però c'è in comune all'esperienza piccola che abbiamo raccontato questa sera l'orgoglio del territorio e la consapevolezza che a volte basta davvero poco per riportare in auge un prodotto delle nostre origini. Grazie a Cinzia Montagna, ci lasciamo con questo messaggio di auspicio, anche perché mi pare di capire che dopo 2 ore di dibattito siamo tutti d'accordo sul fatto che sia necessario fare qualcosa, ma ancora non abbiamo capito cosa. Potrebbe essere lo spunto per un'altra puntata di Orizzonti, magari ci aggiorniamo fra qualche mese, e chissà che anche le vicende di cronaca che negli ultimi tempi hanno purtroppo portato negativamente alla ribalta questo territorio non ci offrano nuove occasioni per guardare con più ottimismo al futuro. Di certo il vino dell'Oltrepò è un'eccellenza, l'abbiamo ripetuto e lo hanno detto anche tanti ospiti che si sono avvicendati quest'oggi. È un prodotto che però ha bisogno più che mai di essere messo al centro di una strategia, perché, Presidente, lei ne converrà, fare agricoltura oggi è molto complicato. Io so che c'è un problema anche di valore dei terreni che si sta deprezzando. Assolutamente vero. Purtroppo è vero. E quindi per chi oggi fa impresa, per gli agricoltori, per le nuove generazioni, o si mette seriamente sul tavolo del confronto la questione vinicola, o io temo che tra qualche decennio ovviamente sarà ancora più difficile rintracciare l'Oltrepò nella mappa del gusto italiano. Speriamo di no, ma questa sera abbiamo capito quante asperità ci siano lungo questo cammino. Grazie a voi tutti che siete stati con noi questa sera a Orizzonti, grazie anche al pubblico che ci ha seguito fino alle 23:24, è incredibile come noi si riesca sempre a essere puntuali nel non rispettare i vincoli di palinsesto. Torniamo, se lo volete, lunedì prossimo a partire dalle 21:10 qui su Milano Pavia TV. Buonanotte a tutti, arrivederci. Grazie.